Allora ragazzi, buongiorno a tutti. Non ho fatto tempo a farvi il video a caldo, gli ultimi 5 minuti perché ero al lavoro, quindi ho seguito un po' col tablet. E insomma, non posso dare giudizi definitivi perché non ho visto, dovrei vedere tutta la partita perché lavorando, insomma, sì, ascoltavo, però non riuscivo a vedere sempre. Donc je disais. Che ci mi scusa per la video show, je parle aussi de l'affaire pendant les 5 dernières minutes, je travaille du monde, donc j'ai suivi le match avec le tablette, j'ai écouté surtout, je n'ai pas tout vu. Quoi dire, 2 points perdus ou 2 points gagnés, ça peut être bien les deux choses, l'une comme l'autre, parce que tu es mené à 1-0, tu arrivais à revenir au match nul, mais Torino, il pouvait marquer le 2-0 con Obi. Hein, sur 1-0, c'est manger un but facile, facile. Ça fait que nous, on a eu notre occasion. Mais ça, c'est le foot. Hein, Torino n'a rien volé. S'il gagnait Torino, il n'y avait rien à dire. Si on gagnait, nous, il n'y avait rien à dire. Donc, à la fin, en fait, le match nul, c'est le résultat un peu plus correct. Il se reste des regrets, mais je répète, on pouvait perdre. Donc, après, on fera une brève analyse de ce que j'ai vu, mais voilà, comme je n'ai pas vu le match entièrement, je ne veux pas vous la donner définitivement, il faut que je regarde un peu le match. Stavo dicendo che possono essere 2 punti persi, ma anche 2 punti guadagnati. Da seconda da quale prospettiva si vuole vedere il bicchiere, se è mezzo pieno o mezzo vuoto. Perché certamente abbiamo avuto occasioni. Abbiamo avuto occasioni, Icardi oggi, ahimè, non è che è stato pessimo nelle conclusioni, ma i movimenti che ha fatto oggi sono buoni. Se tu sei sempre lì e sei, ti puoi trovare presente, poi c'è la volta che riesci a segnare e c'è la volta che non riesci a segnare. Cioè, capita uno, certo, non si dovrebbe sbagliare. Oggi avrei dovuto fare quei gol, non è riuscito a farli. Pazienza, alla fine è riuscito a fare il passaggio per Eder, e con il quale poi siamo riusciti a pareggiare la partita. Ripeto. Non do la croce addosso, nel senso, io dico sui cardi oggi dico che ha fatto dei movimenti giusti, il piede era sbilenco, perché l'occasione ha avuto 3-4, anche clamorose. La cosa che mi ha fatto arrabbiare forse di cardi oggi è stato quel contropiede che aveva potuto passare la palla dopo il dribbling, invece di starsi, perché c'era, non so chi era, se Perez o chi era più libero di lui. Peccato, insomma, è andata così. Nel frattempo il Torino non è rimasto a guardare l'Inter perché ha avuto l'angolazione con Baselli e poi la paratissima di Handanovic su Baselli di testa, che noi abbiamo avuto le nostre occasioni, non le abbiamo sfruttate. Il Torino, ripeto, oggi è venuto a San Siro, guarda caso, tutte le prete che hanno fatto prendevano gol, errori difensivi, centrocampo che non filtrava, oggi erano strettissimi, ci pressavano come dei pazzi, hanno corso dal primo al 90esimo senza mai smettere, denotando una condizione fisica allucinante, io pensavo che potessero tenere così, hanno tenuto. Questa cosa qua ci ha messo in difficoltà, perché noi quello che posso, il rimprovero che posso fare ai ragazzi è che non abbiamo pressato alto quanto loro, e quindi noi eravamo più lunghi, non riuscivamo a sfruttare bene le nostre caratteristiche, quindi poi sappiamo che quando ci aspettano andiamo in difficoltà, noi siamo più bravi a contrare. Quindi abbiamo sofferto il loro pressing e si sapeva che l'Inter, questa parte qua, le soffre. È sempre l'Inter che abbiamo sempre visto. Solo che oggi ha fatto Miranda, a me tanto non mi è piaciuto tanto Miranda, molti errori in fase di disimpegno, a centrocampo abbiamo fatto molti, molti, molti errori in fase di disimpegno, sia Gagliardini che Borco Valero. Che Vecino, anche se poi ha fatto anche delle belle cose, Vecino ha preso una traversa che sta ancora tremando, ha tirato una botta allucinante. Eder, ringraziamo Eder comunque che è entrato, ha fatto il suo, su poi del cross di bella giocata di Perez, l'assist di Icardi che ha fatto la cosa più bella su quel gol lì, e il gol facile facile di Eder che ha rinnovato così, ci ha festeggiato così il rinnovo del suo contratto. Quindi io ho visto questo, quindi poi altro non posso sentirmi di aggiungere perché non avendo visto bene la partita. Io ho visto comunque il Torino stretto, gran pressing, guarda caso con l'Inter, vengono tutti a fare i partitoni, questi qui non hanno sbagliato niente oggi, non ha fatto nessuna cagata, Sirgu ha fatto le parate che doveva fare, errori difensivi oggi zero, a centrocampo erano formidabili, solo con l'Inter. Tutte le squadre che giocano con l'Inter fanno i partitoni. E questa cosa qua comincia a comunque farci girare un po' le palline. Comunque. Detto questo, adesso non voglio sentire, ah, l'avevo detto, ah, quello fa schifo. Ragazzi, non abbiamo una squadra per il campo, abbiamo una squadra per la Champions League. Quindi,
non è che possiamo vincerle tutte, quindi andiamo avanti così. Adesso sosta per le nazionali, cioè, la prossima in casa con Atalanta sarà da vincere assolutamente. Comunque poi ci sarà un Napoli-Milan, ci sarà un Napoli-Juventus, insomma non si possono sempre vincere le partite. Il fatto positivo è che abbiamo comunque, siamo sempre imbattuti, quindi 9 vinte, 3 pareggiate e sempre tanta roba. La classifica è bella, stasera probabilmente saremo a 4 punti dal Napoli, avremo la Juventus 2 punti sopra noi da Lazio, pazienza, saremo al quarto posto, vediamo cosa fa la Roma che sicuramente ci verrà sotto, quindi con la partita in ritardo più o meno saremo pari punti, insomma siamo lì nell'otto e ce le giochiamo, ricordiamoci che poi c'è pure il derby, c'è un Lazio-Roma. Credo, se non sbaglio, c'è il derby dopo la sosta. Quindi, ragazzi, su, non è successo niente di male. Passaggi vuoti arriveranno. Importante non averla persa. Questo è quanto. Je disais, aujourd'hui, allora, lo più che je peux dire, on a trouvé un Torino qui étaient très serrés, ils étaient à 20 mètres, ils couraient comme les dingues, ils étaient dopés, ils ont fait un pressing fou furieux, ils nous ont mis en difficulté avec ce pressing-là. On sait que l'Inter, quand il doit faire le match, il va souffrir l'équipe qui s'est fermée derrière, ils nous ont pressé très très haut. Moi, le reproche que je fais à l'équipe, c'est que pas tout le temps, on a eu des mouvements harmonieux pour les presser également les joueurs de Torino. Donc on a souffert ça. Bizarrement, et ça n'est toujours contre l'Inter, toute l'équipe qui joue contre l'Inter, ils font pas des cagades. Benevento ha fatto un match ben fatto, ha fatto con l'Inter, Verona ha fatto un match e hanno difeso la follia, Torino che a chaque fois prende 4-5 buts e erreur difensive irregardable, dei milieu terrain qui filtrait pas, aujourd'hui c'était le top, ils étaient à 20 mètres, ils pressaient come des dingues, ils couraient come des lapins pendant 90 minutes. Moi je me disais, ils ne peuvent pas tenir un rythme comme ça, non, ils l'ont tenu. Donc, nous on a eu notre occasion, des cartes, certainement, vous savez, moi j'aime pas trop les cartes, mais j'avais. Tout le monde a dit que c'est que ouais, elle n'a pas bien joué. Alors, Icardi, il a fait son match, il a vu ses occasions. Si toi, tu as des occasions comme ça, pour dire que toi, tes mouvements corrects, tu les fais. Après, il a voulu le pied carré aujourd'hui. Voilà, on dit la vérité. Par contre, le mouvement, c'est ce qu'il doit faire, il l'a fait. Il a bougé, on ne peut pas dire qu'il a attendu. Il a eu les occasions, il s'est cassé le cul. Malheureusement, il a mis le pied carré, il a manqué des buts que normalement, il ne manque pas. Ça arrive, comme ça arrive d'Ambrosio faire une boulette, sous penalty, ça peut arriver. Après, s'est rattrapé con la passe, qu'il a fait l'assist pour Eder sur le but, la passe décisive à Eder sur le but de l'un partout. Les mouvements, Icardi les a fait, il était là à sa place. C'est toi tes occasions, on dit que t'as bien fait ton match. Après, c'est ce qui n'était pas bien, c'était la finalisation des actions. Voilà, c'est arrivé, il a manqué de ballon. La seule chose qui m'a fait réagir de lui, c'est le contre qu'on a eu, qui a voulu absolument dribbler, alors que c'est joué en touche de balle, on mettait Perisic au cage, je pense que c'était Perisic. Miranda a perdu beaucoup de ballons comme d'hab, ça ne m'a pas trop plu, ça ne me plaît pas, il y a trop d'erreurs. C'est ce que je dis par là. Le pressing, ça nous met en difficulté. On n'a pas réussi à arriver à développer nos jeux. Mais au terrain, on a fait beaucoup d'erreurs, des passages. On a perdu pas mal de ballons. Donc, c'est une chose qu'il faut que Spalletti travaille. Et l'autre chose, on ne parle plus de Spalletti aujourd'hui qui a fait que deux changements. On joue, il y a trois changements, faut changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a Brozovic et les autres, ils joueront plus. Et non, il faut changer quand même. Faut changer. Mais le troisième, mais Caramo, mais Jean-Mario, mais quelqu'un, fait quelque chose. Mais Cancelo, faut essayer. Ok, t'as mis Brozovic, on est passé à trois. Tu tords. Alors, je comprends pas. On passe à trois, tu lèves Nagatomo pour mettre. On passe à trois. Mais Cancelo, bordel, qui est plus offensif. Bon, tu me diras, c'était pour l'équilibre d'équipe, je sais pas. Moi, en tout cas, j'aurais fait un changement différent. La chose que ça ne me plaît pas de l'Inter est qu'on a arrivé à prendre notre sixième but, en septième but en six matchs. On a pris deux contre Milan, deux contre la Sampdoria, ça fait quatre, un contre Benevento, ça fait cinq. On a pris une à Vérone et une aujourd'hui. Ça fait sept buts en six matchs. Ça commence à faire beaucoup. Donc, faudra travailler là-dessus. Parce que Benevento, Milan. Bizarrement, le seul match qu'on n'a pas pris de but, c'est contre Naples. On a pris des buts avec toutes ces équipes-là. Donc là, on a moyen d'un but par match, et c'est pas beau. Donc il faut retravailler, voilà, faut repartir. Voilà, c'est ça. Concludo, per i ragazzi italiani, che dicevo che non mi è piaciuto anche il fatto che con oggi abbiamo preso due gol dal Milan, uno da Benevento sono tre, due dalla Sampdoria 5, uno da Verona 6, uno da Torino 7. Cioè, in sei partite abbiamo preso sette gol. Stranamente non abbiamo preso gol contro Napoli, però c'è. Questo
qualcosa da lavorare in questa fase qui difensiva qua, perché c'è qualcosa che non va a centrocampo. Magari cercare di cambiare un po' la squadra, non è che sempre giocare gli stessi, cioè vediamo anche oggi, io non so, hai fatto due cambi, fai terzo Spalletti, fai terzo cambio e poi non, ok, io lo e tolto Nagatomo, sono passati tre dietro, ma metti Cancelo, fai qualche cosa, c'avevi Cancelo, c'avevi Caramo, mettilo anche Cancelo. Io avrei messo subito Cancelo per Nagatomo, passa 3 e c'hai un offensivo che è veloce, che salta, quello ci mancava, ci manca la velocità e lo sappiamo che quando ci aspettano noi diamo difficoltà, noi ci manca la velocità. C'hai Caramo, c'è Cancelo, provali, provali, provali. Comunque dai, non è successo niente, andiamo avanti, vediamo la prossima, ripeto, la fase difensiva non mi piace. Inter Benevento, Inter Milan, a Napoli pareggi, Inter Sampdoria, Verona Inter, Inter Torino. Abbiamo preso 2, 4, 7 gol in 6 partite. Perché prima ne abbiamo presi 2 in 6. Quindi bisogna fare attenzione. Ok, hai trovato la quadra, però ce ne sono quei tre giocatori che cambiavi sempre, cioè i due centrocampisti e il terzino. Cioè, possiamo anche variare, non è che bisogna giocare sempre questi, perché ci manca un po' di velocità, ci manca un po' di brio, bisogna anche provare a mettere dentro questi nuovi qua, proviamo un po'. E poi comunque i cambi sono tre, facciamoli tre, ma non aspettiamo. L'unica cosa che posso riprovare a Spalletti è che fai i cambi sempre troppo tardivi. A 10 minuti della fine ho fatto solo un cambio, che cazzo, cambia. Comunque, non è una critica contro un mister, ci mancherebbe, solo una roba così. E niente, questo è tutto, ci vediamo domani a freddo, riguarderò la partita e vabbè, vediamo cosa succede oggi. Comunque, importante comunque non averla persa, come ho detto, bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, come si vuole vederla. Potevamo vincerla, potevamo perderla. Il Torino ha fatto una bella partita, bisogna anche dirlo, ha avuto delle belle occasioni. Anche loro, meno di noi, ma hanno avuto delle belle occasioni comunque. Andanovic ci ha fatto il suo, Sirigu ha fatto il suo, quindi potevamo vincerla. Se Torino vinceva non rubava niente, anche se non avevamo più occasioni. Quindi quelli che dicevano che noi avevamo il culo, colpa di traversa, siamo passati davanti adesso, così non perdete più i coglioni. Comunque non sentire nessuno che critica la squadra. La squadra merita applausi. Comunque errori, non errori, si sono impegnati. Eppure Icardi, che io non amo tanto, si è fatto un culo così oggi. Era lì, i movimenti sono giusti, era nella posizione giusta, quello che è andato male era il piede che era quadrato, era sbilenco. Capita, si rifarà la prossima. Ciao e forza Inter.